Eh sì, con chi credete di avere a che fare? O comunque, citando in realtà meglio Otacon, con chi credi di stare parlando? Ragazze, poter mettere un'introduzione in Alpha Channel, quindi con la trasparenza in diretta, è una di quelle cose che non pensavo avrei mai potuto fare. Ma la tecnologia va avanti in quello che è il mio campo, il video editing, e ormai, ovviamente, quello che è un ricordo del passato, no? Ma che è anche l'anima di tutto ciò che è la produzione di quello che faccio adesso. Signori, è incredibile quello che sta per succedere oggi. Vi metto un po' di background musicale. Molto leggero per ora. Questo è veramente un momento incredibile, perché lo spirito dell'arcade è nato su Puraya e continuerà a esistere su Puraya. Adesso voglio spiegare ufficialmente per chi non lo conoscesse qual è il suo format, qual è il suo spirito. E grazie a tutti. Hype Train, pubblico emozionatissimo. Ragazzi, permettetemi di fare un'introduzione perché oggi si vola. Oh, ecco cos'era questo suono! Non l'avevo praticamente, forse sì, sentito una volta da quando ho aperto Twitch. An Anonymous Cheerer, 5000 bit. Avete visto? Carotino che fa Praise the Sun? È rarissimo. Grazie. Grazie, grazie, grazie. E benvenuto a Marco Flex Ale Taba. Ora, e Marco, grazie anche per i doni. Akira Fudo, grazie a tutti. Ora, prima di ringraziarvi, Kletson, faccio l'introduzione e poi si va. Ora, partiamo dal presupposto che questa schermata probabilmente la vedrete molto a lungo. Credo che saremo nel 2022 inoltrato ancora con questa serie in corso. È cominciato un altro prolisso spirito dell'arcade, con i suoi oltre 150 episodi. E è effettivamente qualcosa di incredibile, perché, ripeto, ricominciamo, no? Lo spirito dell'arcade era nato come un format nel quale io gioco a un titolo arcade con obiettivo il completismo. E leggo sempre tutti i commenti per vedere il feedback di quelli intorno al cabinato che mi consigliano, criticano, guidano, giudicano, partecipano, no? Mi danno quel segreto, quella meccanica, quella cosa che non ho fatto. E io, mano a mano, giocando con la mia esperienza e quella degli altri, raggiungo l'expertise di permettermi di ottenere il completismo e contemporaneamente migliorare come videogiocatore in quel determinato titolo. Fondamentalmente ciò che accadeva intorno ai cabinati. Diciamo che mi mancava e ho trovato il modo di riprodurlo su YouTube. Ovviamente, palese la palissiano che è, Twitch è 1000% questo. Perché le persone intorno al cabinato sono qui. In diretta con me. Cioè, è qualcosa di veramente impressionante. E io con questo posso dirvi: Welcome back. Ma oltre a questo, che cos'è lo spirito dell'arcade su YouTube in breve e perché continuerà a esistere? Perché comunque, per quanto Twitch sia chiaramente il cabinato, e siamo in 2000 e passa, 2500, ci state insieme a me in 2500 e ci starete indipendentemente dal momento nel quale decideremo di continuare questo progetto, ogni qualvolta abbiamo l'opportunità di farlo, in questa schedule che è precisa, ma chissà cosa può accadere, magari un extra notturno ogni tanto, lo scopriremo. Non credo, ma lo scopriremo, magari dopo Monster Hunter. Ma allora, lo spirito dell'arcade non sono io che comincio un gioco blind e apprendo insieme e slash o tramite voi a giocare, ok? Il gioco che comincio a, insomma, introdurre nella condivisione di gameplay è un titolo nel quale ho già speso 20, 30, 40 ore a seconda dei casi, in cui ho già giocato, forse in quelli più brevi, 10, 15, no? Quindi lo spirito dell'arcade 2 esisterà su Puraya. Un tempo doveva essere Cuphead, e allora probabilmente sarà il 3
o il 4, a seconda di quando uscirà questo titolo, il quale DLC sta diventando probabilmente un sequel, quindi li faremo insieme. Ma è ora evoluto a Hades. Ok? Che quindi un giorno giocherò qui con voi su Twitch blind, mi farò un po' di esperienza e poi, da meno blind, ma non esperto, assolutamente non esperto, lo inizierò nello spirito dell'Arcade 2. Ok? È così che funziona. E ora che lo spirito dell'Arcade 1 è finito al 1000%, con il platino completo, il millaggio, il 100% degli Steam Achievement di Afterbirth, dopo Rebirth, anzi Afterbirth Plus, ora cominciamo Repentance. E in questo sono completamente blind. E prima di iniziare la partita, vediamo un paio di cose e vi dico due ultime informazioni. Quanto ricordo di The Binding of Isaac e il comportamento che vorrei voi, giocatori intorno a me, abbiate e aveste durante le partite di questa prima parte, perché lo dividerò in parti, lo spirito dell'Arcade Extra. Quindi io ho il controller fra le mani, The Binding of Isaac Repentance è qui, alzo leggermente il volume e premo Start. Questo è l'attuale menu dei salvataggi, che neanche riesco a decifrare davvero molto bene, perché immagino che quest'occhio possa essere uno dei nuovi final boss o il final boss, qualora ce ne fosse soltanto uno, cosa che però, da quel che ho sentito, non credo. Immagino che il contenuto sia veramente tanto, ed era il 3000000% mostrato come trivia nell'ultimo episodio dell'arcade, no? Ora, file 1. Ho fatto partire un ultra grid a zero minutaggio per vedere se crashasse, perché inizialmente mi crashava e ho paura che continui a crashare. Ho il terrore, perché The Binding of Isaac è sempre stato uno dei videogiochi più difficili da registrare, anche all'epoca di Spirito dell'Arcade, ma spero che non sia così. Quello che tengo a dirvi, quello che tengo tantissimo a evidenziarvi, è che voi sappiate, cosa che secondo me è veramente da peli dritti, brividi e carica emotiva a palla, è che con qualche, sì, sicuramente imprecisione e imperfezione, perché è stato un po' un archeologico riottenerlo, questo è il salvataggio del 100% dello spirito dell'arcade. Stiamo continuando il salvataggio. È quello, proprio quello. È un sequel. E... Se andiamo nelle statistiche, queste sono le statistiche più o meno, magari non saranno proprio precise al punto, ma con cui abbiamo finito lo spirito dell'arcade. E si può vedere tutto quello che è stato aggiunto in Repentance. Gli item, vi ricordate, abbiamo fatto il 100%, con la Skeleton Key praticamente quasi l'ultima a essere ottenuta. E guardate quanti oggetti sono stati aggiunti. Quanti, sono tantissimi. Oltre a questo, i finali. Li avevamo ottenuti tutti, ma ne mancano due qui. E Secrets. Questa è una cosa che mi ha spaventato, commosso ed emozionato. Uno su 637. Vi ricordate quanti erano? Mi pare che fossero 300 e rotti. Cioè, ragazzi, 637. Erano 361, esatto, ok. Cioè, guardate. 403 in Afterbirth Plus? Guardate quanti ne hanno aggiunti. Duck! Eccoli qua, locked. Lo so che vi sto bruciando gli occhi, ragazzi, distogliete lo sguardo, io lo sto facendo. No, chi si approccia blind a The Binding of Isaac deve giocarlo blind, con tutto il cuore. Le prime 40-50 ore se le merita blind. È un'esperienza che in realtà aiuta molto di più poi a usare la wiki. Quindi, io ve lo dico, lo spirito dell'arcade, che sia live oppure non è un gioco.
questa serie non finirà prima del 637esimo achievement sbloccato. O meglio, secret sbloccato. Fine. Cioè, questo è ufficiale. È ufficiale. Detto questo, anche di challenge del completismo che avevamo avuto, ne hanno aggiunte altre. E chissà quali sono. Scatman ovviamente avrà a che fare con la cacchina, ma chissà come. Ora però. Ovviamente non sapendo cosa sono i segreti, quali sono i contenuti e così via, è plausibile che un giorno vi dica: ok ragazzi, questa cosa la faccio off screen, ci rivediamo la prossima volta quando avrò completato questo passaggio, eccetera, perché non si può sapere. Per ora vi dico, mi piacerebbe fare tutto in live, ma non lo so, mi lascio la libertà di dirvi, potrebbero esserci cambiamenti nel contratto. Ma ora vi devo dire un paio di cose e poi cominciamo. Cominciamo, e sarà un inizio un po' particolare, forse meno fomentante di quanto alcuni sperano, ma penso che sia la cosa giusta da fare. Allora, io ho sentito che hanno aggiunto di tutto, compreso animazioni, tweak a vecchi oggetti, meccaniche retroattive. Cioè, c'è un inferno di roba, e io su questo ve lo dico, sono completamente blind. 100% non so niente, a parte qualche partita fatta insieme a voi agli inizi di Sutorima su Antibirth, di cui non ricordo una sega. Detto con totale sincerità, una sega ricordo, ok? Bene. Detto questo, due cose. La prima, spero con tutto il cuore, vi leggerò mentre lo dico, che questo non vi deluda, che non vi dispiaccia e non vi faccia pensare di passare le prossime settimane a qualcosa, accanto a qualcosa di noioso e brutto, magari frustrante. Ma dopo tutto questo tempo e tutte le cose che ho fatto nel mezzo, io ho completato al 100% The Binding of Isaac. Ho degli echi, ho dei ricordi, ma definirmi arrugginito è uno estremo eufemismo. Io non ricordo quasi nulla. Quasi nulla. Quindi si ricomincerà non da zero, ma da ottuso e lacunoso e in reset. Esatto, da anti-Chad, esatto. Beh no, non è meglio. Non è meglio, è peggio, perché se io fossi ancora esperto, è un po' come quando si installa una mod o un'espansione amatoriale di Dark Souls, ok? O comunque di Monster Hunter, un sequel. Se io gioco a Monster Hunter Rise, essendo un esperto di Monster Hunter, riesco a introdurmi a Rise con più interesse, con più approfondimento, con più velocità. Qui invece è un reset drammatico, negativo, non positivo. Ma la seconda cosa è come vorrei voi vi comportaste. Per quanto concerne tutto ciò che è ricordarmi vecchie meccaniche o magari qualche tweak sottile della patch, delle cose che già dovremmo sapere, ditemele, comunicatele, consigliatemi, ricordatemi, ok? Senza problemi. Per quanto riguarda i tweak e i cambiamenti di vecchi oggetti post-repentance, ditemeli, consigliatemeli, approfonditemeli, senza problema. Gli oggetti nuovi non spiegatemeli, fatemeli scoprire, giochiamoli in blind, non ci corre dietro nessuno, non ci corre dietro nessuno. Non è uno slot di Sutorima che verrà svuotato presto. Potrebbero esserci delle pause magari, però, ok. Tweak vuol dire modifica, ok? Poi, ovviamente, Tinted Rock, consigli, compra quello, non comprare quell'altro, ricordati che quello fa questa cosa, liberi sempre. Però i nuovi oggetti non ditemeli, li scopriamo insieme, a costo di morire 100 volte, ok?
ok? L'emote tinted ci sto pensando. Il sabato... No, il sabato sponsor continua a esistere, il sabato come extra continua a esistere, però... Ora Isaac ha un suo spazio, diciamo. E... vedremo. Ultima cosa, i nuovi contenuti. Allora, questo è il nostro salvataggio. Vedo che ci sono tra l'altro due nuovi spazi di completion mark. E io, ovviamente, ho smesso di giocare. Guardate che bello keeper completato. Ho smesso di giocare prima che aggiungessero The Forgotten. Io vorrei sbloccare The Forgotten e la guida per The Forgotten l'ho letta. Tuttavia, appunto, non cominceremo a provarci oggi perché prima devo riprendere la mano. Devo assolutamente ricominciare a vivere bene il gioco e a entrare nel mood, nello stile e nella memoria muscolare. A quel punto proveremo a sbloccare The Forgotten e sarà un personaggio da completare da zero. Blind per me, tra l'altro. Ho visto la guida... ed è fuori di testa. È completamente folle la guida per The Forgotten. Sconfiggi il primo boss in meno di un minuto, ottieni questo oggetto, fai la boss rush, uccidi quel boss segreto in quell'ordine, salta quel boss con quell'oggetto, devi apparire in quell'area, allora a quel punto devi fare quella specifica abilità, altrimenti tutto si blocca. Attenzione che se non hai quell'oggetto rischi di dover resettare la run. Cioè, follia pura. Pura. Ok? Quindi non è con questo che cominceremo. Per quanto riguarda, e questa è l'ultima cosa, i nuovi contenuti, quindi Antibirth incluso nel gioco, tutto quello che è stato aggiunto, io vi dico, occhio, siate molto delicati, permettetemi di scoprirli blind, ok? Mano a mano che facciamo le run, quindi non tutto in una volta, mano a mano che giochiamo, mano a mano che andiamo avanti, cominciate a darmi dei consigli, ma non fate mai vero e proprio backseating. Non ditemi, no, aspetta, hai sbagliato, non fare questo, voglio che tu faccia questo perché voglio che tu abbia questo boss segreto oggi. Cioè, ci si arriva, si farà tutto, ma i consigli sono i benvenuti. Inizialmente, non troppo. State a vivere il cabinato blind. Questa sarà la prima parte dello spirito dell'arcade extra. Nella seconda, che sarà tra un paio di mesi massimo, ok? Un paio di mesi, saranno 10-15 live, vedremo, ok? A quel punto sbloccherò tutto e potrete dire tutto. Spoiler, non di trama, cioè spoiler di meccaniche, unlock, segreti, cose da fare, consigli, liberi anche da... Oh, fai questo, no, fai quell'altro, dai, proviamo questo e quest'altro. Io vi leggerò quando posso, perché il gameplay è impegnativo, ma insomma... Ok. Ma Tanokami sono 2 mesi, non ogni giorno, ovviamente, no? Quindi non si sa mai. E visto che sono tornato a essere una gran pippa, ma... pippa vera, visto che non gioco ad Isaac da anni. Anni! Non ho fatto un test course, non ho fatto una test run, non ho fatto niente. Pronti? Bethany. Unlocked by beating hard mode with Lazarus without losing a life. Unlocked by beating 6 icone. Isaac, mother, dead, father. C'è lo spazio per father. C'è lo spazio per father. C'è lo spazio per father. Vabbè, scusate, mi faccio le pippe mentali. Allora, perché comunque... vediamo, comunque. Allora, vado con Isaac. Giochiamo. Pronti? Con calma, si giocherà molto piano all'inizio. Allora, com'è? L'HUD funziona? Oh, sposto le notification. Ci siamo? Mi mancava. Sapete che questo è uno dei
migliori videogiochi di sempre. Cioè, Isaac è importante, eh? Ok. Con calma. Non sono più le run 100esimo episodio dello spirito, è un reset. Non mi ricordo neanche i tasti. Allora. Controlliamo le opzioni. Full screen on, map opacity, music, SFX. Come sono i volumi? Pop-ups, active cam, non so cosa sia. Extra HUD, normal, HD offset. Ah, ok. Facciamo così. Ecco, tre. Ok. Il mio attivo è il D6. Il D6 era l'oggetto che cambiava gli oggetti nella stanza, vero? Ah, aumento la barra, ok. Era quello che cambiava gli oggetti nei piedistalli, vero? White House, Gisteo, Dev, ok, grazie. Andrea, Vittorio, Beppe, grazie di cuore. Matt, Gabbo, Maracas, meravigliosi. Anne Animal Cheever, ancora. Giorgio, grazie di cuore. Allora, no, io non ricordo niente, non sto scherzando. Allora, cioè, non sono con amnesia, però. Qui siamo messi bene, no? Avete dei consigli particolari? Aumentare il gamma, dicevate? Per la compressione? Così? Extra HUD Mini? Perché? Cosa fa il Mini? Non ha fatto niente. 150? Va bene. Ma non diventa tutto molto... È brutto 150! No, vabbè, oddio. Avete tutti detto 150? È una cosa così comune nella community? Ma dai, no, non mi va, è brutto. 120, dai, una via di mezzo. Ok, il mini HUD comunque non è cambiato per niente. Chissà che cos'è. Ah, extra HUD mini per gli oggetti che prenderò. Allora, vediamo prima com'è quello normale, poi vediamo. Va, io gioco, ragazzi, sono blind. Anche nei riflessi ormai. Però, insomma, ci riprenderemo la mano. È bellissimo sapere che non siamo... che non siamo separati da giorni di upload. Mamma mia. Sì, l'ho vista l'icona Excel sotto la mappa. Sì. Forse conviene che la chat sia più in basso. Prima vediamo come si riempie lo schermo. Poi vediamo. Sei in XL, quindi occhio al patto. Inteso come il patto può esserci perché c'è un boss extra, giusto? Era per quello? Io devo cercare di ricordarmi qualcosa che ho veramente ormai rimosso. Ok, e c'erano dei metodi attraverso i quali c'è delle conseguenze che mi portavano a non averlo, giusto? Cioè, posso sbagliare. Non era prendere danni? Non devo prendere danni o devo prendere danni? Non mi ricordo. Forse, non devo prendere danni, è vero. Vabbè, ho capito. Non penso di essere pronto a ciò. Ok, non penso di essere pronto a ciò, però... Che cos'è? È cambiata l'icona della... Non è stata... Era così la porta del negozio prima? No, ragazzi, non puntiamo a quel tipo di perfectionist, però sì. Allora, io ho bisogno di cominciare a giocare di memoria. Abbiamo 600 monete lì. Allora, quel tirapugni rosso aumentava i danni. Il D6 rotto non ricordo. Ah, le porte sono molto più chiare ora. E il negozio non ha bisogno di chiave, ok. Allora, chat sotto le stats sarebbe ottimo. Ma
per ora non occupa, cioè non sporca lo schermo la chat per ora. È come il D6 ma una sola volta. Ok, perfetto. Come dice Shard, D6 più D20. Certo, perché il D20 è casuale e fa tutta la stanza. Cintura solo damage plus, ok. Mentre il sacchetto si apriva e tirava item casuali, vero? Ma... oddio, non sono mai stato un mentore di Isaac, attenzione. Ok, però vedete, ok, comunque nella memoria c'è, piano piano. Cioè, tra 6 mesi saremo tornati al vecchio me, ok? Però per ora, mettersi a comprare cose non ne vale la pena. Cioè, sto giocando blind, non ho un piano. Ho il D6, giochiamo. Boss. Beh sì, perché comunque non giocheremo tutti i giorni. Quindi, per essere competente come alla fine dello spirito dell'arcade, ci vorranno 6 mesi, dai. Vabbè, forse meno. Non lo so. Sapete che sono un po' modestino e pessimista nei miei confronti. Oh no. Questo esplode, mi sa. Questo champion esplode, no? No! Preso danno! Ma non volevo usare le bombe! Oh no! Tempo al tempo, ragazzi. Tempo al tempo avremo i nostri patti. Recupereremo l'onore. La gloria. Lo so. Allora, devo anche... considerate questo. È The Binding of Isaac e è la prima volta che lo gioco insieme a voi. Ho un occhio sulla chat tutto il tempo. Visto che sto giocando piano e con Isaac, me ne frego di guardare con entrambi gli occhi il gioco. E allora mi diverto a leggervi. E quindi mi rende un pochino più cretino. Non ci sono tinted, vero? Non sono scemo. Okay. Stanza d'uno. No, non ci credo che non... Questa è nuova per forza, dai. Yo, listen! Non è nuova, è vecchia. Con questo colore nero? Non è nuova. Ah, allora proprio non ricordo. Ok, allora ci sono comunque oggetti... Ma il suono della moneta? Ok, non è nuova. Ma neanche un reskin ha avuto? Neanche un reskin? Ok, no, non ditemi. Vabbè, no, sì, se è vecchia, ditemi cosa fa. Sì, e la odiavi. Ah, i suoni sono cambiati. Indica le tinte delle stanze segrete. Allora, quindi, per ora ho riconosciuto degli oggetti. Però, se avessi visto il dado rotto, avrei saputo che era vecchio. Lei non l'ho proprio riconosciuta come vecchia. Dovremmo stare attenti. A meno che non sia stata reskinnata, in quel caso. Allora, ovviamente non... Ah, che mazza! Mazza se le punta! Che figo! Che culo! Questo me lo ricordo! Ah, queste erano... Le mosche limone le chiamavo, vero? Le mosche limone. Sì, il ti avete capito. Che bello giocare ad Isaac. Che meraviglia. Che sogno. Ok, mi ricordo di loro. Ah, mazza che lusso però. Ok. No! Non sono più... Okay.
Ok. Allora. E ora devo prendermi la bomba per la tinted. Ok. Lo so che sto un cuore, lo so che sto... Ah, copri gli oggetti che prendo. Vabbè, ma... Per la prossima volta preparerò una grafica apposta. Minchia, qualcosa si è arrugginito. Non ri... Sono l'ombra di me stesso, ragazze. Perché punta questa pietra? Non è una... non è irriconoscibile. Ah, le scale! Taurus! Speed down più rage is building. Devo anche ricordarmi bene i ruoli, perché ora sono lentissimo. Ah, mini extra HOD, vediamo come cambia. Ah, carino! Sì, è molto più carino, è molto più carino. Allora, ora sono lento. E rage is building non va bene con un cuore solo. Sta cercando le stanze segrete, eh? Dobbiamo vedere se... Vediamo. Ora sono proprio lento. Ho dei ho un ottimo danno, però. Ho un ottimo danno. Ne aveva pure trovata una, distanza segreta. Dovrò guardare un'occhiata. Diciamo che l'occhio diviso tra chat e gioco per ora mi limita, però... mi piace giocare così per un po'. È la prima volta, è la prima puntata, let's go. Ci vorrà, cioè, prima di concentrarmi su Isaac, preferisco godermela con voi. Ma questa era monnezza. Questo, una volta creava le carte, vero? Questo faceva... Esatto, prendi, usa e rerolla. Ok, two of hearts. Ok. Toxic blood. Tutte cose che non mi servono se non ci prendo danno. Ok. Ma io non... Ragazzi... Per chi dice che avrebbe usato il D6 con Taurus, io non ricordo. Ah, eccola la stanza segreta. Io non ricordo, by any stretch of the imagination, cosa facesse Taurus. Quindi non preoccupatevi, nel senso, sbagliando si impara e si ricorda. Cioè io dovrò ricordare. Ah, giusto, non... È vero, la bomba non è... La bomba non torna nel negozio. Ah, è vero. Anche su questo devo riprendere la mano. Ok. Cavolo. Mi ero dimenticato di sta cosa. Oh, le reunion. Ah, ma ci saranno anche nuovi flashback, nuovi ricordi del piccolo. Ah, ma Regis Building non era sui danni. The Seven Seals. Questo è Damage Up. The Syrup. Allora, Regis Building non è quello di... Non è... Lazarus era? No, insomma, non è quello che ti aumenta i danni diventando mano a mano più rosso subendo danno. È Synthoil! S, me lo ricordavo che era con la S. Ok. Ok. Figo. Quello è Samson. Ok, piano... Ragazzi, come state... Allora, durante queste dirette io starò sempre attento a memorizzare ciò che apprendo con voi.
e insieme ai miei ricordi. Cioè, piano piano si torna. Non so se state notando che il puzzle lentamente tornerà in piedi. Tuo Fars mi curava, quindi è inutile. Mi raddoppia gli HP con come cura, no? Ah, The Duke of Flies. Però uccidendo un boss in Antibirth... Eh sì, vabbè, in Repentance abbiamo sbloccato un nuovo oggetto. Cioè, io non ho fatto niente di speciale, quindi immagino sia proprio uccidi un boss post-patch. Questo è Antibirth. E questi sono soldi, vero? Questi sono soldi. Patetici. Che belli suoni. E con la chiave apro questo, giusto? Sì. Ok. Ok, questa roba nuova di Antibirth, la ricordo. La ricordo. E a questo punto... Mi ricordo che c'era un piano migliore della serie, non entrare al primo piano ma entra nel tombino al secondo, perché così puoi ottenere un oggetto in più. L'importante è che hai tre piani scendendo perché ti servono tre pezzi di una chiave. Ho questo ricordo vago, ma nient'altro. E allora andiamo. Andiamo. Bella la musica. Wow! Che spettacolo! I sacchi d'acqua. Ma questo non era male, mi aumenta la velocità questo, vero? E questo punto interrogativo? Il filtro è brutto? Ho un filtro? Filter off. No, il filtro è brutto! No, non so, ma state scherzando. Questo filtro da emulatore, no, no, no. Allora, Capricorn mi sembrava buono, ma il punto interrogativo... Che cosa faceva? Ah, ecco perché mi velocizzava, mi ricordavo, perché è all stats up. L'interrogativo è un oggetto casuale tra tutti. Ok. Ok. Oh, finalmente. Ok. Ok. Siamo contenti di stare insieme? Si ricomincia lo spirito dell'arcade. Vi ricordate quando lo vedevate... a schermo e io ero senza facecam giocando, parlando di tutto nel mentre raccontavo. Yoshinori, The Lots, Maun, Axel, grazie, grazie, grazie. Allora, ah, si arrabbiano, eh? Ottimo range, ottimo range. Queste sono le mosche lampone. No, no, è vero che copro gli oggetti. Per questa diretta li coprirò, poi dalla prossima avrò inventato qualcosina e a questo punto voglio, se vi piace, così come avete avuto l'introduzione a schermo, magari posso creare una grafica speciale solo per Isaac. La mettiamo sotto le caratteristiche, solo per Isaac per la chat. Che figata! Grazie Giorgio. E per... no, ho detto lampone per scherzo in realtà, perché non sembrano un lampone. E oh. E vi prometto che in futuro proverò a mettere qualche spot, ma non oggi. Ah, qua se avessi avuto un solo cuore si sarebbe aperta.
Ah, è vero, devo tenere le bombe perché la prima porta si apre con la chiave, la seconda con le bombe e la terza non ricordo. Forse con entrambe. Aia, chi è stato? Ehi! Lo scrigno... è un mimic! Ha due bombe, ok. Ok, ok. No, Ace of Clubs. Ace of Clubs trasforma gli oggetti in chiavi, vero? Wheel of Fortune. Ah, in bombe. Ok, 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 in bombe. Allora la tengo per le emergenze. Per le emergenze. Uso i cuori. Two of Hearts. Two of Hearts. Ok. Ah, il pulsante era... il pulsante era per me, non per loro. Non era una trappola. Ho lasciato una chiave, ma sono cretino. It has begun, ragazzi. Cattivo! Io però non resisto. Ci metterei una bomba accanto. Prova ad entrare nel fuoco. Sono lost? Oh, sono lost! Io avrei provato a metterci una bomba. Io avrei provato a metterci una bomba. Ok. Ok, ok, ok. Però questo è uno dei consigli super avanzati di contenuto nuovo che vi ho detto, shh, di non darmi. Questo manteniamolo blind, ragazzi. Questa è una porta specchio. È a specchi... è specchi... oh... è lo stesso piano! Posso raddoppiare... posso raddoppiare il piano! E dallo specchio ci può entrare... qualunque personaggio? Penso di... istintivamente non lo so, forse no, beh, solo Lost. Oh mamma mia, oh, è tutto specchiato, esatto, doppi premi quindi. È proprio lo stesso piano, è come un piano XL ma con una meccanica nuova. Esatto, anche la musica è in reverse. Le spine... è una tra... ma questa pioggia? Okay. Wow. Grazie dei doni e del supporto, ragazzi. È bellissimo vedervi entusiasti. Spero vi stia piacendo questa nostra... prima. Knife piece. Il coltello era parte del contenuto di Antibirth. Ok, quindi
The Destruction mi ricordavo che distruggesse tutti gli oggetti a schermo, mentre in realtà spawna bombe. Ok, me lo segno, perché mi ricordavo che distruggesse tutte le pietre. Mi sa che era una reliquia quella, non Hagalaz. Ok. Esatto, comunque lo avete visto, no? Che in testa ho le cose, semplicemente sono... Grazie. E quindi io posso fare il boss specchiato? E posso ritoccare il fuoco, boh. Vediamo un po' che c'è qua. Sì, appunto, Tower. Pensavo facesse quell'effetto quando in realtà era quello della runa. Allora. Ho perso il secondo cuore, infatti. Non lo so, non voglio toccarlo adesso. Wormwood. Questo è nuovo. Ok, sembra scemino. Avrà una fase 2? Sicuro che l'avrà. Eccola. È arrabbiatissimo. È velocissimo anche. Ok. Ah, questo è il generatore di pillole. Ah no, speed up più... Ok. Speed up più size down. Ok. E che... Cacchio! Ok. Però in questo... Ah, ok. Ok. Allora. Ok. Tinted? No. No, non... Tinted? Sì, tinted. Però vogliamo rischiare? Non mi ha cambiato le chiavi in bombe! Avete mentito! Ho usato la carta per trasformare... Mi avevate detto che la carta... Cambia quelle a terra! No! Mi ha salvato l'uso! Ok. Quindi non ti... Aspettate, c'era una carta che ti convertiva le chiavi in bombe e un'altra che convertiva le bombe in chiavi, no? Era una pillola! Bombs are key! Oh, cavolo! Ok, ragazzi, ci si arriva. Ok. Si ricostruisce l'expertise. Ok. Quindi ora devo stare attento perché non ho bombe. Io le sprecavo. Cioè, o meglio, le investivo. Perché ero convinto di averne ancora 4 in backup. Capite? E quindi. Sono tornato Isaac, tra l'altro. Non sono più... le carte le moltiplicano, è vero. Sì, Two of Diamonds, Two of Hearts. Esatto. Ah, cavolo. Ok. Cavolo. Ah, è lo stesso boss, tra l'altro. Non volo più, però.
E se sei lento, come fai? Che fai se sei lento qua? Vediamo. Vediamo se puta caso. Ah, con The Lost potevo. Sono in Downpour 2. Do un consiglio alla chat. Smettetela di consigliarmi di usare il D6. Se il mio obiettivo è riapprendere tutti gli oggetti non ricordandone quasi nessuno, cosa l'uso a fare il D6 se, non, se devo provarli tutti? L'XL ci ha fregato un po'. Passage. Mi permette di volare? Mi toglie il corpo? Non ricordo. Ah, crea una botola. Ah, buco verso il piano avanti. Ok. Ok, 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 ok. Accidenti. Esatto, Exin, che stai facendo? E se io divento qua? Ok, funziona ancora. Quindi ho ancora una chance. Sì! Mike, sempre sempre un'ultima risorsa. Ok. Perfetto. Allora. Ne servono due? No! 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 Allora, abbiamo ancora una chance. Esatto, c'è la stanza della sfida. Dunque. Vediamo se riusciamo a danneggiarci. Ah, bello l'Olimental. Ok. Ok. Oh no. Range up. Ah, magari droppa una. Che cos'è sta cosa bellissima? Psycho Isaac. Forse l'avevo visto in Antibirth. È bellissimo. Wow, 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 wow! Ah, solo cuori. Ho solo un'ultima chance. Ah, prova la secret room. Volevo provare... Rientra nello specchio, perché? Ah, non ci posso entrare come... Ok. Ah, c'è una secret room qua.
È l'ultima chance. Dai, dai, chance. Bombe. No! No, paralysis! No! Ah! Era così. Due scrigni. Ok, provo la scala. Vai. No. Ah, ho provato di tutto, ho provato di tutto. E niente. Posso comprare la carta, sì. Ho altri soldi per la slot. Però ho usato una bomba. E non mi usciranno mai. Devo comprare la carta. Death. Che ho usato. Per screzio. Niente. È andata. Le abbiamo provate tutte, eh. Le abbiamo provate tutte. Ma domanda, a questa domanda la faccio. Penso che la risposta sia un big yes, ma c'è ancora da sbloccare, anche se ho completato al 100% tutto in Isaac, continuando una run normale? Death e danno in tutta la stanza, sì, me lo ricordo questo. Certo che sì. Ok. Big yes. Ok. Ok. E allora io continuo a giocare. Abbiamo la nuvola offensiva. Allora, questo è un champion. Ah, che bello correre contro le lacrime per aumentare il fire rate. Ok. Quindi il fuoco spettrale ti trasforma in Lost. E poi però passare attraverso lo specchio all'indietro. Oh cavolo. Ti riporta al corpo originale. La domanda è, ti riporta al corpo originale o ti trasforma in Isaac? Perché potrebbe trasformarti in Isaac indipendentemente da tutto. Bello questo. Cambia ogni volta le regole, cioè le lacrime, no? A ogni stanza. È casuale? No, a tempo? Sì, a tempo. Ogni tot tempo. E allora non è bello. Ho capito. No. No. Aspetta. Devo guardare lo schermo. Devo togliermi sto insetto. Ok, sto provando ad arrivare i tasti, perché mi ricordo che tenendomi premuto. Ok, l'ho trovato. Sì, ma corro anch'io veloce stavolta. Mi prendi per il culo. Bello. Cioè, è il desire sense. Esatto. Ma c'è un avviso. Se ti avvicini, lo puoi scoprire. Non è danno garantito. Ok. Ok, figo. Carino. Ma che belli suoni. Pure. Allora.
Adesso li recuperiamo i segreti. Voglio prima esplorare. Ok. Ah, è uno zombie. Ok. Ok. Devo stare attento a muovermi contro gli scrigni. Chissà se si possono riconoscere. Ma non so, mi servono ancora le bombe. Io adesso a questo punto le accumulo, ma non saprei, eh. Cavolo. Cavolo. Qui con le bombe avrei potuto prendere il cuore. Mi dite di tenerle. Per ora le tengo. Ok, abbiamo damage output. Quindi qua siamo salvi. Però anche se voglio tenere le bombe, i segreti, scusate, eh. Allora, come mai non mi ricordo nulla? Perché sono anni che non faccio una partita a The Binding of Isaac, ho approfondito diversissimi videogiochi nel frattempo, quindi i ricordi sono sbiaditi dopo anni che non faccio una partita ad Isaac. Per quello non ricordo moltissimo, e però allo stesso tempo, anche per questo, ricorderò in fretta. Ricorderò in fretta. Scotch, grazie. Meraviglioso che tanti di voi hanno scoperto Isaac tramite me, ed è una cosa che mi inorgoglisce ed emoziona, è stupendo. Grazie, grazie, grazie. Allora. Ok. Eh sì, per certe cose è come andare in bicicletta, è vero. Ma non per la lista dei centinaia di oggetti e di meccaniche, tra l'altro in questo caso sono nuove. Però, secondo me, nonostante mi aspettassi peggio da parte mia, potremo recuperare in fretta. Perché credo che al di là dello scoprire gli oggetti, il resto verrà in maniera più naturale. Allora. Qui serve una bomba. Carina questa, però. È così aggressivo. Adoro. Ah, dai! La boss fight e il negozio. Abbiamo una bomba. La candela nera, che era molto forte. La candela nera... C'erano due candele. C'erano due candele e... Una sparava il fuoco ed era fortissima. Quella nera toglie le maledizioni. Curse immunity plus evil up. Ok, 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 figo. Quindi non è un attivo. Quella nera... Sono tre. Nera, blu e rossa. Quella nera toglie le maledizioni. Quella rossa spara il fuoco. Quella blu anche, ma sono tutte e due attive. Blu e rossa sono attive entrambe. Ok. Allora. Dai, qui ne usciranno altre di bombe, no? Ma che? Com'è possibile che non sono esplose quelle? Luck of the draw. Ah, è un trinket, Luck of the Draw. È a sinistra. Luck of the Draw. Aumentava la possibilità delle chiavi. Aumentava la possibilità delle chiavi? Qualcosa del genere? E non volevo fare il reroll, colpa mia. Aumenta le carte che cadono. Eh sì, perché ho pensato di utilizzare la carta, sono un cretino. Ok, ok, ok. Moneta dietro la slot.
Non voglio toccarla. Ah no, droppa carte indipendentemente dal drop della stanza. Sì, sono attive entrambe. La blu spara un fuoco che si estingue nel tempo. Quella rossa spara un fuoco che si estingue in base a quanti danni infligge ai nemici. Ok, ce l'ho, me lo ricordo. Oh, Pip! Bello schifoso che sei tu. Au! Ma è riapparsa? Quindi non era... Non era... Ah, però forse avevo fallito. Non era fallito. Non era fallito. Non era fallito. Ah, ok, va bene. A questo punto... now I know. Ok. Ok. D'accordo, sì, che c'è chi me l'aveva detto in chat, non lo metto in dubbio, ragazzi. Però c'era anche chi aveva detto il contrario. E non posso... Cioè, sapete, sì. Insomma. Non... Come on. Allora, vediamo un po', abbiamo le slot. Però tra l'altro, mi chiedo... E poi sì, è la prima run. Ha voglia di run inutili che faremo. Se volete giocare a The Binding of Isaac insieme davvero, credo che dobbiamo accettare il fatto di non avere per forza sempre delle run in cui si sblocca qualcosa, perché altrimenti diventa un contenuto completamente diverso. Questo creava bombe, no? Curse of the Chaos faceva qualcosa con le bombe, no? Se venivo colpito faceva spawnare bombe ovunque. Spawna bombe quando prendi danno. È fatta. È fatta. Devo solo prendere danno in quella stanza adesso. Allora. È certo che la odiavo. La odio anche adesso. Riconoscerla mi ha già fatto male. Però qua non ci sono. Non possiamo farci niente. Posso giocare alle slot, vediamo. Esatto, run distrutta. Però è così che si torna... Cioè, o uno si apre una wiki e si rilegge gli oggetti prima di ogni live, cosa che... grazie, culo. Però è proprio così che nello spirito dell'arcade si andrà a... ripercorrere quella strada che mi renderà di nuovo... proficient, ossia, ah, ok, quell'oggetto, quello lo prendo, quello lo prendo, quello mi serve, quello lo rimando, quello lo scambio, quello lo rirollo, cioè, piano piano, bisogna tornare nel mood, bisogna tornare nel loop. Però mi avete detto che comunque ci potrebbero essere altri misteriosi segreti da sbloccare, quindi io continuo. Dunk Death. Tanto non durerà molto. Non durerà molto questa. A vita breve, ragazzi. Comunque i nemici me li ricordo già un po' meglio, perché il modo in cui sparano i proiettili, quelli a croce, quelli a diagonale. Ci siamo. Carino sei. Carino. Bello. Dolcissimo. Ok. Oh, cosa sono cervelli diversi? Oh! Cervelli che caricano! Cervelli... Ah, cosa sono? Mostri nuovi e spaventosi. No, io non mi arrenderò mai. Ah, ci ho guadagnato. Ah, made la... questo fa anche danno, vero? Questo apre la mappa, fa danno e... Ok. Esatto, me lo ricordo Delirium con Lost per due volte di seguito. E come se me lo ricordo?
Beh, curare quando abbiamo un cuore serve a poco, però insomma. Bellissime quelle creature nuove. Non ho ben capito cosa fanno. Allora, ci sono i cervelli o comunque i cervelletti lattiginosi che ti caricano. Gli altri, non ho fatto in tempo, bombardano con proiettili di catrame esplosivo, forse? Eccole. No, non sono esplosivi. Però lasciano a terra... Hanno molti HP. Hanno molti HP, sono durissimi. E scompaiono giù. Ok, sono anche un reskin, diciamo, potenziato di... Amnesia. The Sun. Ok, The Sun non ha nulla amnesia. Va bene. E l'esperimento è fatto. 4 bombe. Via. E ho capito. Perché adesso e non prima? Perché adesso? Tutto. Tieni. Prendi tutto questo. Le... Oh, no! Ma queste non fanno danno, ti scaricano le batterie. Sono bellissime. Non mi ricordo se la forma della reliquia era riconoscibile, ma penso che molte sì. Ok. Ok, tutto bene. No, non sono rune, rune, sono rune. Beh, che dire, allora. La spina ha a che fare con le cariche, quindi non mi interessa. Ah, Black Rune sì lo è, ok. Però, Taroth Cloth, ok. I can see the future. Judgment. Judgment ti dava uno di ogni oggetto? Ti dava uno di ogni oggetto? Crea un beggar. Ah, ok. Crea un beggar. Ok, allora ce n'era una simile. Ok, vediamo un po'. Judgment. Ah, sì, ok. Carino. Per ora, poverini, mi dispiace ucciderli, ma... Justice ti dava. Ok, doppia bomba. Siamo lontani dall'essere di nuovo noi stessi, però piano piano. E che cavolo, pure voi. Ci siamo? Vediamo un po'. No. Paralysis, grazie. Ok. Non è andata come volevo. Non ho più le lacrime. Ma fa danno quello nero, mi sa di sì. Oppure rallenta. Ah no, non... Ah non... Rallenta forse. Sì, rallenta, ok. Ok, ok. Bello come sgorga tutto, che figata. Qua c'è la boss fight. Ah, pensavo di avercela fatta. Beggar, Tinted Rock. No, ok. Ti fa scivolare. Eccoci. Oh, questo era fortissimo. Proptosis. Ok. Andiamo nella boss fight per morire male. No, dovrei distruggere la stanza segreta con il sangue, così posso... Ok. Vedete che cioè, le ho le cose, le ho, solo che gli oggetti, le combo, alcune le ho ancora in mente, ma piano piano, step by step. È la prima volta che lo rigiochiamo dopo anni. The Cage. Mi ricordo un po' di te, tu sei recente, ma non nuovo. Oh, oh, esatto. Pirla. Beh.
Ok. HP up. Che cavolo? È vero, ho lasciato in giro la carta strength. Che cos'è sta roba? Allora, credo di poter entrare da Satana. Credo di poter entrare da Satana senza perdere la porta nuova, no? Vediamo un po'. Buddy in a box. Ok. Wow, 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 wow. C'era del sangue e mi aspettavo lo facesse, ma mi aspettavo si aprisse. Ne vuole un altro? Sono due? It is time. Ah! Ok. Però strength mi dava un cuore, giusto? Qui da qualche parte ho la mia carta. Perché strength aggiungeva un cuore, vero? Temporaneo, porca miseria, è vero. Va bene. La run è finita, ma... Oh, è enorme. Grazie, mamma. Mausoleum. Che figata, guardate i dettagli, guardate gli angioletti, l'energia, guardate l'energia, saranno casuali? Guardate in basso a sinistra, ci sono delle cariche, ce ne sono 5 e 3. Figo. Allora, vediamo un po' se... Ok. Perché the devil sta ai denti, me lo ricordo. Sta brillando. Lampeggiava anche prima. Non ci ho fatto caso. I trinket. Apple of Sodom. It feels empty. Chissà che fa. Ah, è Taroth Cloth che lo potenzia. Proviamo a buttare bombe. Niente. È un trinket nuovo. Ok. Ah, perché è il doppio più efficace grazie alla cloth. Ok, queste sono tutte cose che mano a mano diventeranno meno domande da parte mia e più risposte a chi lo chiederà.
Wow. Wow. Ma che figata. Me li ricordo questi teleport quando ho giocato un po' Antibird. Gulp ingerisce il trinket. Ah, dovevo farlo nella stanza di Satana per avere i soul art, vero? Ma cos'era quel mostro spaventoso? Poli, grazie dell'host. Revel in the power of darkness. Ma cosa fa the devil? Mi pare che desse un cuore. Non dà un cuore nero. Aumenta il danno del 50%. Ah! Quindi strength del cuore del divo. Ok. Oh! Panico. È spaventoso e stupendo. Cos'è quel cooldown? Cos'è quel cooldown? Insomma, quel non è proprio un cooldown. Vabbè. No! Wow! Ah, era il delirium. C'è il cooldown per quale attacco? Che figata! Bellissimo. Oh, abbiamo giocato con un cuore comunque per tantissimo tempo. Ok, stiamo rientrando. Che figo. Per ora il nostro più grande successo è che non è crashato niente. Allora, ovviamente ne facciamo un'altra. Ma come va? Com'è questo iniziale introduttivo e spirito dell'Arcade Live? Siamo arrivati a Mausoleo, Tanokami, e ti dirò, è stato folle. E qui c'è tantissimo da studiare e molti oggetti devo ricordarmeli, e piano piano però, cioè già adesso, pam 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 pam, quelli che abbiamo trovato posso iniziare a ricontestualizzarli nell'ordine mentale di avere una tabella, no? Mnemonica degli oggetti. Ma a questo punto, quando muoio, il trinket che non conosco, visto che il trial and error e il theory crafting non possiamo farlo in diretta, non essendo un canale di The Binding of Isaac, purtroppo molto altro, vediamo, era Apple of Sodom? Era? Si chiamava così? Isaac? Vediamo un po'. Sì. Vediamo. È aggiunto in Repentance. Ah! Quindi l'effetto che avevamo era del trinket. Ecco cos'era quella figata incredibile dei ragni. Picking up red hearts can convert them into 1-4 blue spiders. Quindi possiamo raccogliere i cuori anche a full health e li trasforma in ragni. Fighissimo. Dovrò... Sì, voglio preparare anche un sistema con cui metterli a schermo. Porca miseria, lo spirito dell'Arcade Extra su Torima diventerà graficamente proprietario con un suo stile e contenuti simili alla post dello spirito. Yes! Yes! Lo facciamo. Quando troviamo un oggetto e decidiamo di scoprirne la funzione, lo mettiamo a schermo. Così si fa su Torima. Ok. Facciamoci una partita. Meraviglioso. Ora. Non è più la prima. Possiamo giocare. Un pochino, piano piano. Una run con Azazel? Va bene.
godiamoci l'esperienza esplorativa. Azazel sia. Ah, che bella la barra! Bello, figo. Ammazza. Che culo. Questo me lo ricordavo che faceva. Quanto tempo è che non giocavo Azazel? Perché è un po' visto anche come la easy mode, sotto certi punti di vista. Ha dei problemi, ha dei difetti abbastanza importanti come personaggio, ma parte molto avvantaggiato. Molto avvantaggiato. Non ho fretta, non voglio sbloccare niente di strano. Non pensiamo a The Forgotten, è presto. Già il fatto che vola. Mi ricordo di te. Esatto, ha uno stile un po' diverso. Ci avete fatto caso? È più sbarazzino. È più sbarazzino. Allora, esatto, Azazel è uno start OP. Allora, fatemi ricordare, questa chiave non apre, cioè non è quella che apre le porte usandola. Ciao Dada. Qui aumenta il loot dei forzieri. E me lo ricordo che era un oggetto un po' del cazzo. Più roba nelle chest. Esatto, cioè se puoi comprartela gratis, siete meravigliosi. Dai, 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 allora. È sbarazzino, sbarazzasel, esatto. Sì. Mi. Mamma mia, quanto spara lento. Mi. Vi ricordate quante volte hanno nerfato Azazel? Sì, The Stars non ho chiesto a cosa serviva perché me lo ricordavo. Allora. Ah, l'hanno rinerfato anche qui? Bene. Wow. Questi sono quelli spaventosi. Pazzo. Attenzione. Allora. È vero, ora potrete dirmi voi stessi in diretta di usare l'attivo e non nei commenti. Ehi. Quanto è cattivo. Ehi. Ma non ho... Ah. Come mai non è apparso il patto del... Ah, perché non è XL. Ok, ora posso prendermi lui. Ah no, parte dal primo cuore. Questo non lo ricordavo. Quindi chiave. Ah. Non devo cedere. Ok. Ah no, devo controllare i nuovi ricordi. Downpour. Grande. E The Stars. Credo che ci fosse. Il fiore bianco era di Afterbirth Plus, forse, ma c'era. Vero? Mi sa che era forte. Vediamo un po'. Tears up, your future shines brighter. Il tuo futuro brilla più luminoso. Chissà che fa. E lui? Voglio dargli i soldi. No, davvero che figo. Bisogna aprirsi una pagina che mi preparo come grafica. E la apriamo ogni volta che controlliamo un oggetto. Ah, avrà effetto la prossima run. L'ho trovato tipo una volta sola. Me lo ricordo. Oddio, bellissimo.
Beh, in questo siamo avvantaggiatissimi. Oh cazzo. Oh mamma mia, che spavento. Sono bambini affogati, esatto. Ah, ma hanno cambiato anche l'animazione del soffio. Bellissima. E io volevo dare soldi al tipo, ma... ne ho solo due. Com'è che mi danneggia quella spina? Infatti non basta. Stanza segreta, ci sto pensando, ma ho paura di... ho paurissima. Perché? Cosa? Cosa? La tua testa... ah, c'era il pulsante! Oh! Allora... non ho soldi, non ho niente, non me la sento, non me la sento. Lo esploreremo quando avrò gli strumenti. E non posso esploderlo perché mi serve la chiave. Oh, ancora te? Sei stronzo! Esce anche dall'acqua. Non è facile questo. Nell'ultima fase è cattivo, eh? Ok, è morto. Questo è nuovo, sicuro, non ci credo. Non l'ho mai visto. Tier size più range up. Ok. Bello. Ok. Carino. Quanto è bello giocare insieme, quanto è bello. Voi, chat, pensate tra un anno, quando ricorderemo questa prima partita. Che figata. Guarda che bello che è. Tra l'altro il riflesso ha gli occhi rossi. Oh. Oh. Allora, quella è Whore of Babylon. Quello è Whore of Babylon. Però Abaddon, vero? Esatto, Abaddon. Tutti e due? No. Tu come entrambi? Perché entrambi? Scusate, Whore of Babylon non ti portava un'abilità solo... non puoi più citare i patti, mi dice Tanokami. Perché infatti c'è il costo con un cuore rosso. Aspettate... Abaddon ti dà cuori neri. Ok. Però voglio ricordarmi, mi potrei sbagliare, ma Whore of Babylon non ti dava un buff quando avevi solo un cuore? Comunque, chat, metà di voi 1-0. Metà di voi mi dice prima sinistra, poi destra. L'altra metà mi dice prima destra, poi sinistra. Evidentemente non è così scontato. Quando hai meno di un cuore rosso. Ah, giusto! Giusto! Giustissimo. Giustissimo. Però... se adesso io, facendo prima destra e poi sinistra, ho scelto... ho tirato la moneta della chat. Avevo letto che mi dava 6 cuori neri, ma non mi ha dato 6 cuori neri. L'hanno nerfato. Se adesso io prendessi
Allora, io ho capito qual è il vostro ragionamento. Se prendo Whore of Babylon e non muoio, con il Book of Revelations, posso ricostruirmi i cuori. Ma è un rischio troppo grande. Il rischio di morire è troppo presto. Quindi per ora no greedy. Però ecco, l'importante è capire che ho capito. Oh, che tristezza. Masseo, grazie del raid. Sappi che ti penso perché ormai tu sei nell'endgame di Monster Hunter Rise, io sono ancora nel low rank e non so come, ma in qualche modo, visto che è un game as a service e negli anni, sì, nei mesi a venire aggiungeranno mostri e contenuti, io riuscirò ad arrivare in paro con te e ci faremo delle cacce insieme. Ho sbirciato ogni tanto ed è stato stupendo. Mettiamo strong language e con calma, pace e rilassatezza andiamo a cacciare le bestie. Abaddon now only grants 2 black hearts, but now also converts heart containers into black hearts instead of simply removing them. Ah, quindi è stato cambiato, non nerfato. Ora, se hai altri contenitori, non te li rimuove, ma te li rende neri. Quindi, grazie del raid. E è una promessa, giocheremo insieme. Non ce l'abbiamo fatta con Monster Hunter World. Mi era venuta l'acquolina in bocca, perché è una figata. Lo faremo. Grazie del raid, benvenuti ragazzi. Guardate quanto vi comportate bene qui. Siete meravigliosi, grazie. Let's go. Andiamo. Grazie. Se non crepo subito, evito di fare brutte figure. Ah, lo specchio. Beh, noi siamo satanici, possiamo entrarci? No. Sono ciechi, vomitano a caso, è terribile. Cazzo. Devo scoprire... qual è il prezzo di usare la fiamma spirituale? A parte il fatto che comunque sì, anche se non mi avete detto di buttarmici, ci avrei provato a un certo punto perché è troppo strana. E guardate che effetto di luce pazzesco che fa. Siete bellissimi, grazie ancora della raid. È bellissimo vedervi così presi. Entrare nello specchio è il guadagno, non il costo. Però perdo un cuore? Prendo danno? Non lo so. Il costo è che diventi lost, però solo per un po'. Ma la carta sciotta, ma rischia di colpire anche me, no? Il costo è essere the lost per tutto il piano dello specchio. E se lì muori, perdi tutta la run. Ah, ho capito. Esatto, Dead Cat aiutava moltissimo, è vero. Il guadagno è poter fare tutto un piano extra. Andiamo. Ah, ma è piccolissimo questo piano. Ok. E poi ho Holy Mantle, grazie. Lil Blob. Ah, è quello di prima. No, mi ha preso. I proiettilini. Oh, il ciuccino! Il ciuccino è bellissimo, il ciuccino! Lo voglio! Sì! Slurpy! Scusate. Dark Helmet, welcome back. Grazie. Accidato, Aria, grazie a voi. Ah, due bombe fin dall'inizio. Uff. Ok.
Anche se ci fosse una tinted non potrei prenderla. Ok. Prima che prima servisse una chia, una bomba e poi due bombe. Prima il coltello. Oh no! No, 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 lo specchio non volevo rischiare. Per ora... La mia intenzione da giocatore è stata... Troppo pericoloso testare ora... Però è vero... Ah, ma quindi il coltello è solo nello specchio. Ho capito. E questa è una cosa, per esempio, per me nuova. Ok, 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 ok. Beh, per ora... Per... Ok, 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 ok. Quindi lo specchio è obbligatorio. Per un certo unlock, perlomeno. Ok. Ok, 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 ok. Però intanto... Ogni live, ogni run è una informazione nuova. Ora lo so, esatto. Cioè non è un bonus, non c'è un vantaggio, non è semplicemente un piano extra, è parte del processo di completismo. Ostio. Cosa sono? Bellissimi. Wow, wow. Wow. Eh no, cos'è stata? Ragazzi, qua ci lascio le penne. Allora, devo stare più attento. Solo schermo per un po'. Solo schermo per un po'. Basta chat per un po'. Vediamo un po'. Solo schermo per un pochino, ragazzi. Grazie, CS. Vedremo, vedremo, ci posso pensare. Il gameplay cambia un po' quando guardo solo lo schermo, vero? Wow, per un attimo mi sono sentito concentrato e da solo, è molto diverso. No, lo scrigno mi sembrava un po' una monnezzina, vero? Però aspettate, ditemi se mi ricordo male. Il punto interrogativo era comunque sempre un attivo, vero? O no? E allora, let's go! Ok, ok, non ne vale la pena, ma ok. No! Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Allora, la pillola mi interessava, in effetti. Però voglio vedere quanto danno fa. La domanda è... Qui mi serve qualcosa... Cioè, per continuare ad andare avanti, anche se purtroppo magari fallirò nel completare il coltello... Ah, i cuori, è vero. Ma come...
ho provato a lanciarla, ma non è come lanciarla con le anime, con le lacrime. Come... ho provato a lanciarla come se fosse una lacrima, non l'ha lanciata con l'analogico. Sì, invece, riprovo. Ok, allora evidentemente l'ho fatto troppo tardi. Io volevo provare la carta al boss, esatto. Ah, ma adesso ho soldi. La flashlight. Faceva danno, bloccava i mostri, li paralizzava. Rallenta i mostri, mentre lo smartphone che cosa faceva? Spawnano nemici che ti aiutano. Ah, era Pokémon, è vero. Era Pokégo, sì. Ok. Le cacche impietrite. No. Non esplodete, cacche. Mi dispiace. Ah, il loro cuore è morbido. Ok, vediamo che succede. Ma è un attivo la flashlight, no? Cioè, devo sostituire il Book of Revelations. Giusto? No! Allora mi sto sbagliando. Ecco, fatto bene. Stavolta stavo per non chiederlo. Stavo per non chiederlo perché ricordavo male. Ok. E allora... Ah, porca miseria. Fichissimo. Grazie. È bello che ci siano giocatori che mi seguono, che hanno continuato a giocare ad Isaac. Ti confonde un po', eh? Ti scoppia il cervello perché hai... Devi guardare altro perché... Ora che fa? Ok. Beh, io qua sono molto avvantaggiato, eh. C'è una posizione mezzana, perché alla fine lì al centro c'era spazio. Oh, bella questa. Tears up. Range. Shot speed up. Ok, qui non c'è niente. Devo andare ancora giù, giusto? Ok. Wow, che figata. Questo senza il volo è molto difficile, esatto. Esatto. Ok, piano piano... Lo sento che sto rientrando nel mood. Poi ci saranno centinaia di oggetti da ricordare. Però dai. Ok. Poi in realtà con Azazel potenziato così i mostri nuovi non riesco bene a... Vuoi le bombe? Non lo so. Ah, il boss subito. Che cosa... Mamma mia, mostruosi, poverine. Ah, questi sono pericolosissimi. Pericolosissimi. Che culo. Però le mosche perdono le ali quando sono colpite. Attenzione. Queste cose sono... No, ma come? Vabbè. Proviamo, eh. Orf. Ok. Health up. Shot speed up. Vabbè, shot speed non serve a niente. Allora, ah, non ho mi sono spaventato e non ho provato dei High Priestess.
La bomba d'oro! Sono infinite per questo piano, giusto? Ok. Piano piano le cose si ricordano. Quelle che non ricordo, confondo, chiedere, è bellissimo stare insieme. Sono bellissimi! Con la faccia contenta, dolci, infuocati. Oh 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 oh. Ok. Tu lancia le bombe. Per conto. Ammazza, non basta anche con tutto il DPS, eh? No. Ok. Beh, che dire. Io non mi lamento certo di avere minion con lui. Ok. Ma il trinket non fa niente di male, il trinket. Allora, il negozio. Sì, c'è roba. No, una chiave no. Andiamo a vedere qua. Sì, il beggar delle bombe. Ma tanto il boss è di... Ok. Ho ancora il pollice opponibile, perlomeno. Ok, niente tring. Au! Per fortuna che abbiamo avuto upgrade. Allora, ah, il cuore, vero, possiamo prenderlo. Le bombe che volano posso danneggiarle. Ok. Vediamo un po' se... Poi comunque c'è un metodo abbastanza intelligente per scoprire dove sono le stanze segrete, eh. Se vi ricordate... Vabbè, l'abbiamo già trovata, manca solo la super segreta. Eccoci qua. Allora. Ah, ma non... Non ti prende quelle... Si è ciulato le bombe! Si è ciulato le bombe! Ok, ok. Ah, questo è il restock. Questo è il restock. Dammi una moneta! Una monetina! Una monetina! Una monetina! Niente, eh? Allora, vediamo un po'. Facciamo così. È aumentato il costo! È aumentato il costo! Allora... Ah, c'era una moneta nella treasure? Ok. Ok, 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 soldino a destra. Ah, nella treasure, soldino a destra. Grazie. Sinistra, ragazzi. Nuovo restock, infatti aumenta il costo. Ho visto, infatti. Come, scusa? Anche HP infinite. Porca miseria, arrabbiato. Oh, porca miseria, Mike. Pippa. Super slow.
No, grazie, ma no, grazie. Allora, ragazzi, ragazzi. Ah, non è la testa di... non è la testa. Ok, ragazzi. Lo so, avete ragione, l'attivo. Avete super ragione. Avete ragionissimo. Dai, dammi il premio finale. Dai, dammi un premio finale. Me lo merito, ho un sacco di bombe. Mi stavo chiedendo proprio questo. Lui li ha premi finale? Perché potrebbe non avere premi finale. Potrebbe non avere premi finale. Sì, li ha. Ah! Wow! Ok. Ci abbiamo provato, ragazzi. È funzionato. Ma nelle Cursed il volo mi fa comunque prendere danno. Cioè, prendi danno all'uscita, no? Sì, certo che gioco in hard. No, certo, assolutamente. Infatti, uno su due. Boh, non saprei, ragazzi. To be fair, a essere del tutto onesto, non so se ne vale la pena. La risposta in realtà sì. Scusate, mi vergogno di me stesso. Ho il Book of Revelation. Ne vale la pena. Lo sento sporco anche solo a dirlo. Sono estremamente in fase survival adesso. Allora. Manca la stanza super segreta però, no? Esatto, lo so, non deve essere adiacente, esatto. Nessun'altra stanza. Nessun'altra stanza. Mi ero confuso con quella del boss. Infatti, appena l'ho saputo. Appena mi sono ricordato. Grazie, chiodo. Dai! Maledetti ragnetti. Non è mai un piccolo dono, anzi. E la Peppa! Ok. Allora. Tough Twins? Beh, mi sa che sarà facile perché sono... Cosa? No! Devo rompergli... Oh, le bombe... Però le bombe finite. Ho sentito... Ok, eccola. Wow, 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 ciao amico! Vecchio amico!
Non mi ricordavo di questa cosa zigzag. Ok. Non lo so, sono molto indeciso. Secondo me la risposta è no. No, la risposta è no. Tre cariche però, sì. Allora. Adesso posso andarmi. Aspetta, qui posso prendermi... Prima apriamo la porta. Au! Au! Poi prendo questo. E ora andiamo. Tre cariche sono fighe. Vado, giusto? Questo lo chiedo perché comunque è l'ultima parte della diretta. Grazie, Mario. Ah, c'era un Soul Heart. È vero, è vero, è vero, è vero. L'avevo tenuto apposta, tra l'altro. L'avevo tenuto per i fatti del diavolo. Ok. Che non ci sono stati. Ok. È vero, e posso spegnere i fuochi con la bomba, che sono infinite. Ah, mi sa che sono protetti. No, non voglio rischiare. Allora. Dai, amici. Ok. Figata. Chissà come funziona. Come si può evitare la loro linguaccia? Forse prendendoli le spalle. Ma le X a terra non credo siano indizi. Per gli Soul Heart questo. Wow, wow, wow. È bello cominciare a riprendere anche la dimestichezza con gli oggetti, tempo al tempo. Sì, perché no? Cosa sono queste cose bellissime? Oh, mamma mia, pericolosissimo! Sono necromanti evocatori! Necromanti evocatori! Le stars non ci faccio niente. Allora. Cioè, non adesso, preferisco... contano come volo? No, non contano come volo. Ok. Allora... Ok, grazie.
Allora. Comincio a essere molto pentito di non aver preso il coltello. Cosa c'era là in quella stanza? Ah, loro! Figata. Ah, i simboli ti fanno capire a cosa. Va bene, quanti minion. Ah. Questa è molto forte. Perfora anche gli ostacoli, mamma mia. Che videogioco, ragazzi. Che videogioco è The Binding of Isaac. Questa è la prima partita che faccio. Oh, merda. Certo che senza volare è difficile. Che spettacolo. Non posso non provarci. Vai, bomba! Sono... My disappointment is real. No, cosa che diceva è my day is ruined. Allora. Ok. I nuovi Void mi piacciono moltissimo. Sono un po' meno immeasurable. Esatto. Ok. Ok. Vediamo, eh. The Heretic. Che spettacolo. Ah, ok. Wow, 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 che fa? Fa una connessione tra i fuochi! Ma ho capito, ma l'ordine? Pensavo di essermi messo bene. Wow, wow! Ah, non ho frame di invincibilità. Sono bellissimi questi boss. Fighissimi! Belli! Mamma mia! Mamma mia! Ma le luci che si riempiono nelle stanze viola è solo flavor? Questo era veramente difficile. Questo è contenuto di alto livello. Questo è veramente contenuto di alto livello e a quanto ho capito ho solo iniziato senza scalfire neanche la superficie, semplicemente l'introduzione tale e quale, introduttiva. Torniamo a giocare ad Isaac e vediamo un po' di Antibirth, ma... A quanto pare Repentance è incredibilmente di più. E che bello sarà se riesco a non farmi fare spoiler, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia. Io che sono anche stato così attento alla storia, ho anche speculato. Infatti non ho visto niente. Figata. Esatto, questo era Antibirth. Ok, vado giù. Ah, le batterie, è vero. Ah, vabbè, avrei comunque preso mezzo danno. Mausoleum 2, ok. Ma questo è facile, grazie. Michele. Vabbè. Facciamo finta di niente. Dai. Ma sono, cioè, sono veramente mostruosi questi design. Provate a immaginarli meno sprite. Cosa mi ha danneggiato? Non sono in vo- Ah, i fuochi! Cosa sono quei fuochi? Ma no! Non vole- Allora, dobbiamo stare attenti, perché rischio di farmi ammazzare. La statua!
Sono livelli complessi perché sono sporchi visivamente, pieni di nemici, sangue, membra, organi purulenti. Ok. Ah, sembra... Oh, non ci posso credere. Che orrore. Mamma mia. Esatto. Ok. Mi muovo ancora con un minimo di decenza. Ma le X sul pavimento non sono segreti, sono design. A meno che non sia cambiato in... in Repentance. Guarda, mi spawnano i minion. Poi di livello alto, cioè sono mostre. Bombs are key. Non è quello che pensavo io. Wow, 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 wow! It stings. Non mi ricordo bene. Bombs are... Allora, ricordiamoci di cercare... Bombs are... No, come si chiama? Vediamo un po' come si chiama. It stings, spawna una moschina ogni tanto. Ok. Mentre questo si chiama Broken Padlock. Ok. Broken Padlock. Ma la musica è incredibile. E dai! Beh, che dire. Questo me lo ricordo. La scatola di ragni non possiamo sostituirla, ciò che abbiamo. Wow, wow. Oh! Ammetto di aver pensato al Brimstone, ma come attacco. Ah, questo, eccolo, Your Rage Grows. Ora mi aggiunge quella cosa, ma no. La blank card. Aspettate, questa faceva una cosa fortissima. Cosa faceva? Era fortissima la blank card. Era fortissima, non mi ricordo che faceva. Versus Royal Oxy Gentleman. Grazie, benvenuti. Copia le carte. Ah, era fortissima nella grid. Copia la carta in mano, sì. No, grazie. Blank card now only works with cards. Charge time is now dependent on the held card and will update with each activation. Quindi è nerfata parecchio. E dipende anche dalla carta che hai l'activation. Però figo, dai. Ok. Ok, ok, ok. Non va più con Giera. Beh. Peccato. Esatto, funzionava anche con... Ragazzi, che figata. La nostra prima partita dello spirito dell'Arcade Extra. Che videogioco pazzesco. Au! Qui abbiamo... Sembrava un mio minion. Ok. In realtà... Ah, a proposito, io ho il volume un po' alto in cuffia. La mia voce è troppo alta? Fatemi sapere, non voglio essere fastidioso. Ah, ok. Perché comunque... Cioè, tra l'altro ora... Sono le run più belle perché
abbiamo un universo di cose da scoprire, e non abbiamo un obiettivo chiaro, che quindi non ci fa neanche sentire in colpa quando veniamo sconfitti. È una continua scoperta che diventerà molto presto challenge e completismo. Non vedo l'ora. Ok. Allora. Ora ho le chiavi infinite, sì. Ah, mamma! Wow, 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 wow! Cosa cazzo? Belle le animazioni dell'occhio! Ma le animazioni incredibili! Incredibili le animazioni! L'occhio rosso, fantastico! Sì? Ok? Ah, tra l'altro ho il coltello che fa... Woo! Woo! Ok. Per la stanza rossa serviva il coltello! No! Non potremo andare solo... No! Però è così che si scopre in blind, cioè... Immaginandovi una partita di una persona che non va prima a cercarsi le cose, come dovrebbe essere? No! Ho capito. Ok. E... Domanda. C'è qualunque contenuto extra che posso raggiungere adesso? O è inutile? No. Quindi ora la run va avanti pulita. Ok. Fate chosen. Ok. Ok. Nuovi nemici e oggetti. Ok. E allora vediamo se riusciamo a dare la degna fine a questa run. È vero, ho saltato Wombuno, ho visto. Infatti mi sono stupito quando ho visto la boss fight. Shot speed up. Ok. Eh sì, ha direttamente utero 2. Ha fatto effetto anche a me. Mamma mia, i danni. Beh, che dire. Grazie. Bacino. Buono. O meglio, insomma, non buono. A questo punto lo stiamo lasciando. Ricordiamoci di controllare cosa fa il Broken Bedrock. Oh, va bene. Se avessi avuto il coltello, qualunque cosa ci fosse stata dall'altra parte. No, dolcissimi, no! Ho finito i cuori extra. Ho pochissimi cuori, in realtà. Mi sono sentito tutto emozionato per la run, ma me la sto giocando in maniera molto approssimativa. Molto approssimativa. E vi devo dare... Oh, a proposito di approssimativo. Ok, allora. Vediamo un po'. Grazie. Molto presto potrò darvi
No. Nel prossimo futuro e in futuro potrò darvi partite che vi rendano fomentati non solo per la scoperta blind, ma anche per le strategie, quello che penso, dico e così via. Mi sembravano più piccole, in effetti. Ok. Secondo me questo è veramente anche lo spirito dello spirito dell'arcade. Non siamo da soli. Tinted, Tinted! Ragazzi, bellissimo occhio da parte vostra. Eccola. Oh. No. Attivo, lock up, let's go. Ah, mi sono perso l'hype train. Grazie ragazzi del livello 2. Ok. Ok. No. Ok. Bene. E niente. C'è lo screen, aspettate. Dov'è lo screen? Ah, l'ho aperto adesso, ok. No, no, niente discussioni di trama. Le faremo in futuro, promesso. Kit Leaves, è vero. Che ricordi. Oh. Oh, aia. Ora muoio contro Kit Leaves perché mi sono disallenato. Scarsissimo, scarsissimo! Guarda tutte le host nuove. Mostri nuovi vedo. Il teschio gigante! Macrocefalo, dolcissimo. Ah no, la host non è nuova, l'ho riconosciuta adesso, infatti. Questi sì, però che lo sono. Ma qua di questo. Aspetta, di questo passo non riuscirò assolutamente a vincere. Troppo a schermo, non so quali sono i miei proiettili e quali i loro. Ok, sono tutti miei. Facciamo molta attenzione. Con grande cura prendiamo il cuore rosso. E ora torniamo anche a prendere la Tinted, sì. No, questa l'avevo vista stavolta. Per evitare gaff particolari, a questo punto gioco leggermente guardando solo lo schermo un pochino. Ok? E in questo era effettivamente meglio il Brimstone, ma... vediamo un po'. Solo per ordine visivo, non per potenza. Sono tutti nuovi, ragazzi, è pieno di roba nuova. I nemici nuovi sono tantissimi. È incredibile. E penso di aver visto anche poco. Eccoli le candeline. Ok, stiamo tornando normale. Ok. Questo è il nostro damage output completamente broken. Volevo ucciderli tutti. No, volevo ucciderli tutti in fila. Ho fatto il gradasso. Me lo sono meritato.
Volevo farli con il coltello. Il trucco è... Ma poi anche... Scusate, io ho un dubbio. Ho tolto il trinket del verme. Non ho più il trinket del verme. Ma mi fa comunque l'attacco... No? Come mai? Sì, sì, no, il danno ravvicinato l'ho già fatto. Infatti quando ho visto che... Ah, hai usato gulp. Ah, gulp ti fa ingoiare il trinket. Non te lo fa perdere, te lo fa assimilare. Che figo! Fighissimo! 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 Bello, 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 bello. Wow, quanto sto già reimparando e imparando. Salute. Salute. Ok, a questo punto andiamo un po'. Allora. Non devo perdere cuori, altrimenti tutto è inutile. Ok. E ora? Yes! Guardare lo schermo. E non la chat, ok. Però mi mancate, eh. Sappiate che mi mancate. Allora. Perfetto. Let's go! Ciao Isaac, ciao Isaac, ciao... Ah, scusami Isaac. Non avrei dovuto sottovalutarti. Vediamo se mi ricordo di te. Sono passati anni dall'ultima volta che ti ho visto. Anni. Anni, ti dico. È cambiata l'immagine. È cambiata l'animazione. È con i suoni adesso, tra l'altro. Ma che figata. Che figata. Ok. Ah, la chest. Allora. Aspettate. Ok, scusa, pardon. Allora. Clogged enemies. D1. We put bomb in... Ah, ok, ok. Allora, ho 31 di attacco. La mia domanda è... L'oggetto che ho ottenuto dei mostri incastrati, cosa fa? Ah, ok. Basculite. Lo so ragazzi, ho poco danno, però si recupera. Il clock deck è terribile. Fa esplodere i nemici in lacrime. Ah, era quella cosa arancione. Ma sono lacrime non da fuoco amico, no? Il D1 può duplicare una chest. Vuol dire item gratis. Ah, avevo dubbi che fosse quello che mi cambiava il personaggio. A te non fanno nulla, ok. Fa casino però, vedo. Ok. E Celtic Cross devo controllare. Questo era il teletrasporto. Non cambia niente però col coltello.
Quindi il D1 duplica le casse. Questa cosa non me la ricordavo veramente. Questo fuoco più rosso è quello che spara, l'hanno modificato. Il Celtic ti dà uno scudo quando viene colpito a volte. Io ve le chiedo queste cose perché... Ok. Ok. Ah, perché non c'era l'ultima volta che hai giocato il D1. Ah! No, la cacchina diarrea! Sì, si può abbassare la musica. Ah, aspettate che è arrivata la pizza. Ragazzi, questa è la lore della pizza pistacchiona. Molti mi chiedevano quella leggendaria pizza che raccolgo sempre quando so che non avrò il tempo di... Allora. E ora? Felici della musica un po' abbassata, sono d'accordo comunque. No, ma che brutto! Quanta sofferenza comunque. Povero bambino. I've seen everything. Sì, no, questo lo so. Ve lo chiedo assolutamente quando non conosco un oggetto. Però magari posso dire ad alta voce quando lo conosco, così almeno abbiamo una soluzione. Andiamo? Andiamo. No, potrei sbloccare un altro segreto, non si sa mai. O prendere danno e morire. Orribilmente. Ne è valsa la pena. Oh. Porca miseria, che roba. Strength. Stiamo facendo una gran figata. Ok. No. Preparatevi assolutamente a nuove emote, perché ci stiamo pensando. Vedo il moderatore e Adem di già parlarne adesso mentre stiamo salutando la diretta. Yes! No. You stink. Use the diaper. Pannolino usato. Com'è il volume così? Troppo bassa la musica? La volete un po' più alta? Metto una via di mezzo, magari? Ah, le cacchine diarreose! Ah, ok, così è perfetto, ok. Andiamo, andiamo. Attivo. Avete ragione.
Peccato per il coltello. Vi chiedo una cosa per la mia memoria e il ritorno dell'esperienza. Che cosa, che storia comunque. Poi ne riparleremo. No, questa non è roba nuova. Questa non è roba nuova. Vi chiedo un'ultima cosa. Perché mi sono reso conto di essermela dimenticata. Questo finale è cambiato? Se ci sono piccole differenze, non l'ho neanche visto con attenzione e non me lo ricorderei. Però allora facciamoci caso. Magari rivediamoli da capo tutti nel menu. Insomma, è una figata. Quello che posso dirvi è questo. È uguale. Ok. Volevo dirvi questo. Mi spiegate un momento, perché mi arriverà in mente in un secondo. Adesso mi sta sfuggendo. Come si apre la porta dorata gigante al centro? C'è Mega Satana là dentro, giusto? Gli angeli! Gli angeli, i patti degli angeli! E Mega Satana è sia con il negativo che con la Polaroid, vero? Cioè, sta sia nella chest che... Ok, ok, perfetto. Gli angeli o Dead's Key? Ok. Ragazzi, io credo che questo spirito dell'arcade extra su Sutorima migliorerà sempre di più. Cioè, come primo episodio sono stato felicissimo. Felicissimo. Di... essere stato con voi. È stato speciale. Domani, tra l'altro, la mattina alle 10:30, ne avremo un'altra. Questa di domani però è più un extra per ora. Probabilmente diventerà permanente, ma devo stare attento alla schedule, vi farò sapere. Ok, quindi oggi e domani alle 10:30 siamo di nuovo qui. Proveremo a questo punto, piano piano, a prendere questo coltello. E vedremo a cosa porta, mano a mano che sblocchiamo anche l'expertise, che è un po' un inside joke ora, però che come sempre io utilizzo in termini seri. Quindi grazie di cuore a tutti. La domenica per me è il giorno più impegnativo della settimana, perché ho la mattina live, poi full immersion di lavoro Anima Oscura 3, poi live con Saido e poi altri impegni privati. È un continuo la domenica ed è stato bellissimo passare il sabato con voi. Che ne pensate se facciamo un raid a Pregianza? Così se qualcuno vuole cenare con lui. Buonanotte ragazzi, buona pappa, grazie di tutto. Avete fatto un dono unico all'inizio di questo percorso su Twitch. È bellissimo vedere quanto siete stati attivi, emozionati, fomentati e presenti. Grazie. Vi mando così con un raid se volete salutare, poi decidete sereni. Ci vediamo presto. Vi adoro. Grazie a tutti. Master Ginoaz e Pixus, Gianmarco, grazie anche a voi. Protonic, Sias, CS, benvenuti. Fight, grazie dei doni. Semper Fi. Evolviamo.